Può farci per cortesia una breve panoramica sulla realtà dell'agenzia energetica nella provincia di Livorno? Qual è stata la sua storia, la sua mission? Quali sono gli altri obiettivi che volete perseguire? Ok, allora l'Agenzia Energetica della provincia di Livorno nasce nel 98 su iniziativa appunto dell'amministrazione provinciale che ha partecipato a un bando europeo per creare proprio l'agenzia energetica nel proprio territorio, per avere un supporto per la pianificazione territoriale, per soprattutto energetica e di conseguenza una volta nati nel 98 abbiamo avuto la possibilità di campare diciamo con fondi europei e dopodiché però nel 2001 l'Unione Europea ha abbandonato, diciamo, la figlia che era stata fatta nascere e quindi siamo andati avanti con, diciamo, risorse proprie, risorse che sono, state sempre reperite attraverso gli enti pubblici che ci hanno supportato e che sono, nella fattispecie, la provincia di Livorno, che è la nostra, diciamo, il socio maggioritario, il comune di Livorno, il comune di Castagneto Carducci, di Rosignano e di Piombino. E per il momento gli altri comuni sono rimasti fuori e ci auguriamo che presto possano entrare all'interno del nostro consiglio di amministrazione. E la nostra mission è appunto dare quindi supporto agli enti pubblici in materia di pianificazione energetica, progettazione, educazione ambientale, formazione, informazione e sportello quindi anche di sportello energetico qui presso i nostri uffici dell'Agenzia Energetica. E i nostri obiettivi quali sono? Quelli di favorire sempre di più lo sviluppo delle fonti rinnovabili, quindi far diminuire le emissioni di CO2 e quindi portarsi avanti verso il raggiungimento dell'obiettivo 20-20-20 per quanto riguarda la nostra amministrazione e quindi fornire diciamo, alla cittadinanza, alle famiglie, alle imprese, eccetera, conoscenze proprio nei riguardi anche di una più corretta, di un più corretto una più corretta gestione dell'energia, quindi risparmio energetico, efficienza energetica, come dicevo, sviluppo delle fonti rinnovabili, eccetera. E quindi le attività possiamo riassumerle in tre fondamentalmente. Noi ci occupiamo dell'attività di controllo degli impianti termici, quelli per diciamo, tutelare sia l'efficienza degli impianti di riscaldamento appunto delle famiglie che anche tutelare l'ambiente, perché controllare gli impianti significa anche che questi poi possano essere diciamo meno inquinanti. L'educazione energetica ambientale, che è un po' la nostra attività primaria, perché ci rivolgiamo alle scuole e quindi diciamo costruiamo fra virgolette nuove coscienze e nuove sensibilizzazioni nei bambini e di conseguenza nelle famiglie e nei loro genitori e negli insegnanti. E infine la pianificazione energetica, in particolar modo negli ultimi tempi ci stiamo interessando e occupando di supporto all'ente pubblico per sviluppare i PAES, quindi i piani energetici del sviluppo appunto dell'energia, piani di azione per l'energia sostenibile nell'ambito del patto dei sindaci. Senta, come fiore all'occhiello dell'agenzia è sicuramente il progetto europeo che è appena partito, diciamo che Energizire. Ce ne vuole mica parlare di questo progetto? Certamente, allora il progetto Energizer nasce nel 2010, sempre anche questo è un progetto europeo finanziato dal bando Energy Intelligent Europe e noi siamo abbastanza fieri di essere stati scelti come partner italiano che porta avanti a livello nazionale questo progetto in Italia. È un progetto che all'inizio ha visto una prima fase e coinvolti 5 paesi, come dicevo appunto l'Italia, il coordinatore belga, la Francia, il Portogallo e la Slovenia, quindi paesi abbastanza importanti che nella prima fase hanno raggiunto gli obiettivi che dovevano raggiungere, ma che grazie proprio alla riuscita di questo progetto nel 2012 nell'ambito della Energy Sustainable Award hanno vinto il primo premio come miglior progetto nel settore della comunicazione. In effetti il nostro progetto è un progetto di comunicazione. Cosa andiamo a comunicare? Un messaggio molto semplice, quello di entrare un po' nei salotti delle famiglie spiegando loro che se guardiamo come va il tempo, il vento, il sole, non sono soltanto degli agenti atmosferici e meteorologici che ci consentono di andare al mare domani o piuttosto di organizzare un picnic, ma servono anche per produrre energia. Questa cosa non è scontata, molte famiglie magari non lo sanno e trovandosi di fronte a questo messaggio invece capiscono che se c'è stato il sole, avessi avuto i pannelli fotovoltaici avrei potuto produrre energia elettrica per la mia casa e non solo, oppure energia termica e quindi scaldare l'acqua per farmi la doccia o per comunque acqua calda sanitaria, oppure
se c'è stato il vento, il mio territorio avrebbe potuto produrre energia elettrica per un tot di famiglie. Le volevo chiedere quali strumenti di pianificazione e incentivazione, dal suo punto di vista, potrebbero essere messi in atto per promuovere ancora di più lo sviluppo sostenibile. Allora sicuramente il piano energetico è il principale punto di riferimento per le amministrazioni locali e per poter pianificare il proprio territorio dal punto di vista energetico e ambientale. A questo proposito la provincia di Livorno ha approvato nel settembre del 2013 il piano energetico provinciale e ad oggi sono state già messe in atto alcune delle azioni che sono state pianificate. Porto qualche esempio: riconversione di impianti energetici maggiormente emissivi nel territorio, progetti di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado, appunto sempre nel territorio provinciale, attività di controllo degli impianti termici che ha portato a migliorare il rendimento energetico appunto di gran parte degli edifici e quindi ridurre i consumi per il riscaldamento delle abitazioni, sviluppo di alcuni progetti strategici pilota per portare energia da fonti rinnovabili un po' più dal punto di vista innovativo, tipo la geotermia oppure l'energia dalle onde. E infine è stato attuato un programma di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, nonché anche di installazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici. Quindi questo è senz'altro il punto di partenza. E non ci dimentichiamo dell'importanza che hanno adesso invece appunto i PAES, appunto i piani di azione per l'energia sostenibile nell'ambito del patto dei sindaci, e in provincia di Livorno hanno aderito su 20 11 comuni, non è un cattivo risultato, tutt'altro. Di questi 11, 8 sono i comuni dell'Isola d'Elba che hanno presentato un PAES congiunto, quindi tutti insieme d'accordo per ottenere una riduzione di CO2 collaborando appunto i comuni dell'isola, più il comune di Livorno, Colle Salvetti e Rosignano Marittimo. Quindi siamo in attesa di vedere gli altri comuni cosa faranno. Senta, e in questo momento un po' così difficile da un punto di vista economico, politico, come vede il futuro della sua agenzia e anche da un punto di vista di progetti, quali sono i progetti che andrete a affrontare nel futuro? Allora, naturalmente il problema delle risorse è sempre stato e sarà un problema da affrontare e speriamo da risolvere presto, perché comunque tutti questi bei progetti che vi ho appena raccontato hanno bisogno poi di risorse finanziarie, che fino adesso un po' grazie alle amministrazioni che ci hanno supportato attraverso l'identificazione di fondi comunitari, e questa è una cosa che stiamo facendo tuttora, abbiamo superato. Ora il futuro è abbastanza da verificare, e naturalmente noi non ci arrendiamo perché cerchiamo sempre di partecipare a nuovi bandi. Il prossimo è Horizon 2020 e speriamo di essere contattati da progettazioni importanti dove poterci inserire, visto che comunque abbiamo una buona rete di partner a livello europeo, e in uno siamo già stati contattati, per cui sicuramente questo progetto verrà presentato. È tutto da vedere, è tutto da verificare, come il futuro dell'Italia siamo anche noi in quella situazione.